Non tarda ad arrivare la risposta dell'opposizione del comune di Alife al primo cittadino Salvatore Cirioli in merito ad una intervista rilasciata a casertasera.it qualche giorno fa sull'ultimo infuocato consiglio comunale con all'ordine del giorno il dissesto finanziario dell'ente. A rispondere colpo su colpo il leader della minoranza Roberto Vitelli. Allora le faccio la stessa domanda che ho fatto al sindaco. Questo dissesto si poteva evitare o no? Buonasera, innanzitutto grazie per questa opportunità. Rispondo che, cose che ho detto ampiamente in Consiglio Comunale, che per quanto concerne la proposta di dissesto noi siamo stati informati di questo iter soltanto ad una settimana, 7-8 giorni prima del Consiglio. Voglio precisare che nel corso di un colloquio avuto con il segretario comunale la stessa mi riferiva che il responsabile dell'area finanziaria stava predisponendo una proposta per il dissesto. La cosa per noi dell'opposizione ci è sembrata veramente come un fulmine a ciel sereno, tant'è che pochi giorni dopo, esattamente 3 giorni dopo, abbiamo avuto il primo incontro ufficiale con il responsabile dell'area finanziaria, il dottore Fattore, che ci illustrava che aveva predisposto una relazione appunto per il dissesto. Questo per dire che i tempi sono stati rapidissimi per noi. E in questo incontro avuto il sabato, dopo che peraltro la Giunta già aveva deliberato il dissesto, o meglio, aveva deliberato l'impossibilità di approvare il bilancio per la mancanza di un equilibrio finanziario del bilancio stesso, quindi il 31 marzo, abbiamo avuto un incontro con il dottore Fattore, responsabile della finanziaria, e siamo stati informati di questo iter avviato e che lunedì avremmo avuto la relazione del funzionario. Effettivamente lunedì abbiamo avuto la relazione del funzionario a mezzo mail, dove illustrava tutta una serie di problematiche dell'ente, tra cui delle irregolarità, gravi irregolarità contabili, sono state definite. C'è un quadro complessivo della situazione finanziaria dell'ente, e nei giorni successivi abbiamo avuto poi, giorno dopo giorno, le successive relazioni dell'area amministrativa, quindi dell'area tecnica, o meglio dell'area assetto territorio ambiente, fino a ricevere il parere del revisore dei conti 3 giorni prima o 2 giorni prima del Consiglio, perché nel frattempo il Consiglio dalla seduta del 7 era stato differito all'8 e al 9 in prima e seconda convocazione. Sono costretto a fare questo quadro per dire che noi siamo stati investiti, nel vero senso della parola, di una copiosissima documentazione tecnico-finanziaria e non abbiamo avuto il tempo di tuffarci, o meglio di comprendere effettivamente tutti gli aspetti di questo dissesto. Siamo stati costretti, io e gli altri componenti dell'opposizione, a lavorare per un paio di giorni, tralasciando anche i nostri impegni professionali, per preparare quello che poi è stato l'intervento che abbiamo reso in Consiglio Comunale. Nella prima seduta. Che cosa è successo poi? La seconda seduta? Sì, voglio prima dire che nella prima seduta del giorno 8, il nostro intervento, che tra l'altro è anche documentato, lo si potrà vedere nel momento in cui, quando sarà pubblicata la delibera del Consiglio, abbiamo spiegato tutte le nostre ragioni. Ragioni che si basano soprattutto su una mancanza della tempistica, dei tempi giusti per poter fare una corretta valutazione alla proposta. Non abbiamo detto di essere contrari al dissesto. Abbiamo, difatti, nelle conclusioni del nostro intervento è proprio scritto, formalizzato agli atti, che noi chiedevamo tempo per meglio esaminare gli atti e per valutare eventualmente se ci fossero le condizioni di un riequilibrio finanziario pluriennale, il cosiddetto predissesto. Quindi avremmo voluto avere un incontro con i responsabili dell'area finanziaria anche per capire se ci fossero o meno queste condizioni. Quindi non c'è stato un mettere le mani avanti, non siamo disponibili a valutare la proposta, abbiamo chiesto del tempo. E c'è stato un confronto democratico in consiglio che è durato la bellezza di 3 ore, e quando abbiamo chiesto che fosse messo a voto la nostra proposta, una questione sospensiva, cioè la proposta di rinviare l'argomento di 10, 15 giorni, 20 giorni, il tempo necessario per meglio comprendere quanto aveva relazionato il responsabile, il sindaco e la maggioranza hanno deciso di far cadere il numero legale, quindi non è stata messa ai voti la nostra proposta di rinvio dell'argomento. Non rinvio in funzione di un'opposizione al dissesto, un rinvio per essere messi nella condizione di esaminare i documenti e quindi valutare con serenità quella che era una decisione, come è stata importantissima per la nostra città.
Ecco, dobbiamo essere un poco più sintetico nelle risposte. Ecco, allora diciamo che la seconda convocazione, secondo lei, è legittima o no? In breve. Allora, io non sono l'organo che può decidere se una seduta di consiglio è legittima o meno. Devo dire però che, per secondo giurisprudenza amministrativa e anche secondo dei pareri del Ministero dell'Interno, gli argomenti che possono andare in seconda convocazione sono quelli per i quali non c'è stata trattazione in prima convocazione. La giurisprudenza amministrativa, quindi sentenze dei vari TAR, stabiliscono che non possono andare in seconda convocazione gli argomenti rinviati o quelli discussi ma non deliberati, ed esattamente quello che è stato l'argomento per il dissesto. Un argomento, appunto, un punto all'ordine del giorno ampiamente discusso, ampiamente trattato, ma non deliberato. Di conseguenza va da sé che non poteva andare in seconda convocazione, ma al massimo per il giorno dopo doveva essere riconvocato il Consiglio anche d'urgenza per poter introdotto nuovamente questo argomento. La maggioranza questa cosa, peraltro, noi l'abbiamo fatta presente, anche messo una nota agli atti e consegnata nelle mani del segretario comunale, dove abbiamo evidenziato che questo argomento non poteva essere trattato nella seconda seduta. Ecco perché poi chi pensa che il giorno successivo, nella seconda seduta, l'opposizione non sia stata presente per una posizione negativa verso quello che siamo andati a deliberare, sbaglia, perché noi siamo stati conseguenziali a quello che avevamo fatto presente il giorno prima. Per noi la seconda seduta con quell'argomento non poteva tenersi. La domanda poi, cosa l'opposizione fa? È una delibera quella di particolare importanza, quella di un dissesto finanziario. Noi ci chiediamo semplicemente quello. È stato bello per la maggioranza stessa, per i cittadini, per noi, visto che la maggioranza si è sempre rifatta ai principi di democrazia, di trasparenza, di legalità. Adottare una delibera di quella importanza, solo 5 consiglieri, 4 consiglieri e il sindaco, dove erano assenti anche altri 4 consiglieri di maggioranza e l'opposizione stessa. Secondo me ragioni di opportunità, sia politica ma anche di immagine, anche di rispetto della democrazia, li avrebbe dovuti indurre a rinviare il Consiglio a 10 giorni. Nulla sarebbe cambiato, perché gli atti sono predisposti in modo tale che la proposta del dissesto doveva comunque essere valutata. Non è che è un iter che si è avviato dal quale si può tornare indietro. Ecco, un'altra domanda: si parla di un debito di oltre 1 milione da quando praticamente c'è la gestione dell'amministrazione Cirioli. Che cosa ci può dire in merito, ma soprattutto le chiedo di essere veramente sintetico. Sì. Allora, voglio solo dire, si parla di debiti dell'ente, prima di parlare di eventuali esposizioni anche di questa amministrazione. Il sindaco nell'intervista dell'altro giorno ha detto che i debiti del comune sono di circa 7 milioni di euro. In realtà questa non è una verità, o meglio è impreciso questo. I 7 milioni di euro di cui parla costituiscono il disavanzo di amministrazione, cioè quello che risulterebbe, perché non l'hanno approvato, dal rendiconto 2016. Quindi è quello lo squilibrio che si crea tra le entrate e le uscite. In questi 7 milioni ci sono appunto quello squilibrio di cassa tra i residui attivi e i passivi, cioè il comune ha molti crediti che deve incassare. Il ragioniere, il responsabile dell'area finanziaria ha nella sua relazione individuato circa 5 milioni di residui attivi che dovrebbe incassare. Quindi il comune da un lato spende quello che deve spendere, da un lato non sta incassando quello che deve incassare. Ecco, se queste due voci, i residui attivi e passivi, le entrate aumentano per esempio con una doverosa riscossione dei tributi, probabilmente questo importo di disavanzo di 7 milioni si riduce, ma non di poco, ma di molto, molto. E allora, quando parliamo di debiti, non dobbiamo far spaventare la gente. Chi sono poi del resto i creditori del comune? L'altro giorno in consiglio sentivo dire qualche persona: vogliamo conoscere i nomi. I creditori del comune attualmente sono società che forniscono energia elettrica, società dei rifiuti, che gestiscono il servizio rifiuti, cittadini che hanno ricevuto dei danni, parliamo anche delle cosiddette insidie stradali, cioè debiti di regolari forniture che non sono oggetto di una cattiva gestione dell'attuale, della scorsa o delle mie amministrazioni, ma che sono debiti, o meglio, delle sofferenze che si accumulano per la difficoltà dell'ente di far fronte ai pagamenti in modo puntuale. Per quanto concerne l'amministrazione Cirioli,
Il sindaco ha detto che non esiste esposizione. Devo purtroppo anche precisare che dagli atti in nostro possesso, in quanto svolgiamo il ruolo dell'opposizione, come del resto attestato dal responsabile dell'area finanziaria, dal dottore Fattore, nella sua relazione, evidenzia il dottore Fattore che il dissesto è doveroso perché il Comune non riesce ad assolvere i propri servizi essenziali e cita espressamente le spese per la pubblica illuminazione, quindi energia elettrica. Io dalla verifica che ho fatto dagli atti in mio possesso vedo che effettivamente da 7-8 mesi il Comune non sta pagando Enel, rifiuti e tante altre cose. La somma, quella che lei ha detto poco fa, penso che si avvicini molto a quella, ma questo lo dico senza addossare alcuna colpa nella gestione, effettivamente un segno concreto di una sofferenza che al momento per l'ente c'è. Qual è la posizione dell'opposizione in questa intera vicenda? Quale sarà, o meglio? La posizione dell'opposizione è serena, e questo è il messaggio che io voglio rivolgere all'amministrazione e anche ai cittadini. Noi ci eravamo posti in modo molto democratico verso questa proposta, nonostante il problema di essere stati informati con ritardo di questa cosa, e abbiamo dato la nostra disponibilità anche a mettere a disposizione le nostre professionalità per lavorare insieme all'amministrazione e per lavorare anche con gli uffici. Ciò non so per quale ragione non è stato voluto, nel senso che si sono voluti accelerare eccessivamente i tempi per portare all'approvazione del Consiglio questa proposta. Siamo dispiaciuti, la posizione è serena, la delibera è stata assunta. Ora, voglio dire, al di là delle problematiche che abbiamo evidenziato sulla seconda convocazione, per come ho detto, quello che dispiace è che era una delibera che andava assunta non con la presenza di 5 amministratori, di 5 consiglieri, di 4 consiglieri del sindaco, ma con un consiglio comunale, da un consiglio comunale composto in ogni sua parte, maggioranza o opposizione, doveva essere un consiglio comunale al quale noi non ci saremmo sottratti, perché noi abbiamo detto saremo presenti al prossimo consiglio comunale. Anche la mattina in cui si è tenuta la seconda convocazione ho ribadito a qualche amministratore, nonché al segretario, la volontà nostra di voler un rinvio per poter essere presenti, e questo è quello che voglio far capire ai cittadini, a chi vuole speculare sulla nostra assenza. Noi non abbiamo detto no, abbiamo detto metteteci nella condizione di poter valutare la documentazione e anche la possibilità di un riequilibrio finanziario pluriennale, che laddove non fosse possibile il cosiddetto predissesto avremmo valutato con serenità la proposta di dissesto. So che ci sono state anche le scuse da parte del sindaco nel corso di un incontro lì al Comune, mi sembra nella prima seduta consiliare. No, diciamo che il sindaco ha voluto in un passaggio evidenziare che rispetto alla campagna elettorale particolarmente dura nei miei confronti da parte del suo gruppo, quella dell'estate scorsa, ha espresso delle parole, ha pronunciato delle parole dicendo che sono venute fuori delle documentazioni, degli elementi che praticamente gli fanno ammettere di aver in qualche modo sbagliato, cioè non ha usato proprio questi termini, ma il senso è questo, e che lui quindi era, come sempre è stato, trasparente e leale, non ha avuto difficoltà ad ammettere questo, anche riferendo che in realtà gli erano stati forniti dei dati, degli elementi strumentali che lo portavano a dire determinate cose. Del resto ha anche fatto capire che io ero il suo avversario e che quindi andavo comunque combattuto con qualunque mezzo, questo era il senso. Però devo dire che da parte mia, che ho sempre svolto in campagna elettorale un ruolo comunque tranquillo, senza particolari attacchi, ho apprezzato questa apertura del sindaco. Era un passaggio che io mi sarei aspettato fosse fatto anche in precedenza, però l'ho apprezzato, e quindi, come dire, meglio tardi che mai, perché poi la politica, per noi la campagna elettorale è passata ormai da tempo, ora siamo componenti di un consiglio comunale e quindi dobbiamo operare insieme e democraticamente. L'ultima domanda, quel drammatico, diciamo drammatico, poteva avere degli effetti veramente drammatici, i fatti di cronaca che coincisero con le macchine bruciate. Insomma, è stata una brutta pagina per Alifa. Lei che idee si è fatto in merito? Bruttissima, bruttissima, una vicenda che ci auguriamo, vicende che speriamo di non vedere più nella nostra comunità. Io immediatamente, quando ho saputo della notizia, sono accorso a casa del sindaco di Salvatore, a cui ho voluto personalmente manifestare la solidarietà mia personale
e poi dell'intero gruppo di opposizione. Una vicenda brutta, speriamo, come ha detto adesso il sindaco, che non sia collegata ad altre questioni. Io credo che, poiché sono dei fatti che si sono già purtroppo verificati l'estate scorsa, anche l'estate scorsa furono incendiate altre vetture, che siano fatti più diciamo causati da persone, da dei delinquenti che sono abituati a fare questo e non legati al ruolo politico, alle scelte politiche. Questo è l'augurio che faccio a me, faccio al sindaco, faccio a tutti i cittadini. Comunque sono fiducioso che la polizia giudiziaria, i carabinieri che stanno svolgendo le indagini, ovviamente con la procura, saranno in grado e capaci di individuare i responsabili.